Intesa San Paolo, di fianco al business sostenibile, laboratorio ESG. Per noi è un giorno di grande soddisfazione, credo che sia un esempio di come si può mettere a sistema diversi partner per poter realizzare un accompagnamento alle imprese, alla trasformazione, alla transizione sostenibile. Riteniamo che sia un elemento di estrema competitività che le imprese devono prendere in considerazione se guardano al futuro e quindi in tal senso inauguriamo il laboratorio di ESG della Liguria con l'Innovation Center, con la Compagnia di San Paolo, con la Camera di Commercio di Genova, con l'autorità portuale del Mar Ligure Orientale, con SRM, e nella volontà proprio di creare una connessione tra diverse entità a favore delle imprese per portare valore sui territori. Come detto, la transizione sostenibile è un momento essenziale per le imprese che richiede capitali, che richiede investimenti, che richiede conoscenze, che richiede volontà di voler investire nel periodo. Quello che ci poniamo come obiettivo è di avvicinarci alle imprese e creare una stretta connessione per arrivare ad un futuro di crescita. Non ci fermiamo solo al territorio Ligure, ci sono vari laboratori, varie tappe anche su fronti diversi, l'edilizia, la moda. Diciamo che Intesa San Paolo accompagna i settori produttivi italiani che costituiscono l'eccellenza del nostro Made in Italy in maniera molto concreta. Per quanto riguarda i laboratori ESG, siamo oramai presenti in 12 località italiane, nel nord-ovest a Torino, a Cuneo e per la Liguria a Genova, con la precisa volontà di essere con l'economia. Siamo molto convinti che la creazione di valore per i territori e la creazione di valore con le imprese sia un modo di fare banca che è altrettanto sostenibile.